Cari fratelli e sorelle, nella scorsa catechesi ho mostrato che la Chiesa fin dall'inizio del suo cammino si è trovata a dover affrontare situazioni impreviste, nuove questioni ed emergenze, a cui ha cercato di dare risposta alla luce della fede, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Oggi vorrei soffermarmi a riflettere su un'altra di queste situazioni, su un problema serio che la prima comunità cristiana di Gerusalemme ha dovuto fronteggiare e risolvere. Come ci narra San Luca nel capitolo 6 degli Atti degli Apostoli, e c'è cerca la pastorale della carità verso le persone sole e bisognose di assistenza e aiuto. La questione era non è secondaria per la Chiesa e rischiava in quel momento di creare divisioni all'interno della Chiesa. Il numero dei discepoli infatti andava aumentando, ma quelli di lingua greca iniziavano a lamentarsi contro quelli di lingua ebraica perché le loro vedove venivano trascurate nella distribuzione quotidiana. Di fronte a questa urgenza che riguardava un aspetto fondamentale nella vita della comunità, cioè la carità verso i deboli, i poveri, gli indifesi e la giustizia, gli apostoli convocano l'intero gruppo dei discepoli. In questo momento di emergenza pastorale risulta il discernimento compiuto dagli apostoli. Essi si trovano di fronte all'esigenza primaria di annunciare la parola di Dio secondo il mandato del Signore. Ma anche se questa è l'esigenza primaria della Chiesa, considerano con altrettanta serietà il dovere della carità e della giustizia, cioè il dovere di assistere le vedove, i poveri, di provvedere con amore alla situazione di bisogno in cui si vengono a trovare i fratelli e le sorelle per rispondere al comando di Gesù: amatevi gli uni gli altri come l'ho amato voi. Quindi le due realtà che devono vivere nella Chiesa, l'annuncio della parola, il primato di Dio e la carità concreta, la giustizia, stanno creando difficoltà. E si deve trovare una soluzione perché ambedue possono avere il suo posto, la sua reazione necessaria. La riflessione degli apostoli è molto chiara. Dicono, come abbiamo sentito, non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Due cose appaiono. Primo, esiste da quel momento nella Chiesa un ministero della carità. La Chiesa non deve solo annunciare la parola, ma anche realizzare la parola, che è carità e verità. Il secondo punto, questi uomini non solo devono godere di buona reputazione, ma devono essere uomini pieni di Spirito Santo e di sapienza. Cioè non possono essere solo organizzatori che sanno fare, ma devono fare nello spirito della fede, con la luce di Dio, nella sapienza del cuore, e quindi anche la loro funzione, benché soprattutto pratica, e tuttavia una funzione spirituale. La caritas e la giustizia non sono solo azioni sociali, ma sono azioni spirituali realizzate nella luce dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che questa situazione viene affrontata con grande responsabilità da parte degli apostoli che prendono questa decisione. Vengono scelti 7 uomini. Gli apostoli pregano per chiedere la forza dello Spirito Santo e poi impongono loro le mani perché si dedicano in modo particolare a questa diaconia della carità. Così nella vita della Chiesa, nei primi passi che si compie, si riflette in un certo modo
quando era avvenuto durante la vita pubblica di Gesù in casa di Marta e Maria a Betania. Marta era tutta presa dal servizio dell'ospitalità da offrire a Gesù e ai suoi discepoli. Maria invece si dedica all'ascolto della parola del Signore. In entrambi i casi non vengono contrapposti i momenti della preghiera e dell'ascolto di Dio e l'attività quotidiana, l'esercizio di carità. Il richiamo di Gesù: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa solo c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non gli va tolta. Come pure la riflessione degli Apostoli: noi ci dedicheremo alle preghiere, al servizio di Dio, al servizio della parola, mostrano la priorità che dobbiamo dire a Dio. Non vorrei entrare adesso nella interpretazione di questo pericope di Marta Maria. Ogni caso non va condannata l'attività per il prossimo, per l'altro, ma va sottolineato che deve essere penetrata interiormente anche dallo spirito della contemplazione. Dall'altra parte, Sant'Agostino dice che questa realtà di Maria è una visione della nostra situazione nel cielo. Qui nella terra non possiamo mai averla completamente, ma un po' di anticipazione deve essere presente in tutta la nostra attività. Deve essere presente anche la contemplazione di Dio. Non dobbiamo perderci nell'attivismo puro, ma sempre lasciarci anche penetrare nella nostra attività dalla luce della parola di Dio e così imparare la vera carità, il vero servizio per l'altro, che non ha bisogno di tante cose, ha bisogno certamente delle cose necessarie, ma ha bisogno soprattutto anche dell'affetto del nostro cuore, della luce di Dio. Sant'Ambrogio, commentando l'episodio di Marta e Maria, così esorta i suoi fedeli e anche noi: cerchiamo di avere anche noi ciò che non ci può essere tolto, porcendo alla parola del Signore una diligente attenzione non distratta. Capita anche ai semi della parola celeste di essere portati via, si sono seminati lungo la strada. Stimoli anche te, come Maria, il desiderio di sapere, e questa è la più grande, più perfetta opera. E aggiungi che anche la cura del ministero non distracca dalla conoscenza della parola celeste, dalla preghiera. I santi quindi hanno sperimentato una profonda unità di vita tra preghiera e azione, tra l'amore totale a Dio e l'amore ai fratelli. San Bernardo, che è un modello di armonia tra contemplazione e operosità, nel libro di considerazioni indirizzato al Papa Innocenzo II, per offrirgli alcune riflessioni circa il suo ministero, insiste proprio sull'importanza del raccoglimento interiore, della preghiera per difendersi dai pericoli di una attività eccessiva, qualunque sia la condizione in cui ci si trova e il compito che si sta svolgendo. San Bernardo afferma che le troppe occupazioni, una vita frenetica, spesso finiscono per indurire il cuore e far soffrire lo spirito. È un prezioso richiamo per noi oggi, abituati a valutare tutto con il criterio della produttività e dell'efficienza. Il brano degli Atti degli Apostoli ci ricorda l'importanza del lavoro, senza dubbio crea un proprio ministero, dell'impegno nelle attività quotidiane, che vanno svolte con responsabilità e dedizione, ma anche il nostro bisogno di Dio, della sua guida, della sua luce, che ci danno forza e speranza. Senza la preghiera quotidiana vissuta con fedeltà, il nostro fare si svuota, perde l'anima profonda, si riduce ad un semplice attivismo che alla fine lascia insoddisfatti. C'è una bella invocazione della tradizione cristiana da recitarsi prima di ogni attività che dice così: Actiones nostras quesumus Domine aspirando prevene et adiuvando persequere ut cuncta nostra oratio et operatio ad esempio incipiat et percepta finiatus. Cioè, ispira le nostre azioni, Signore,
accompagnali con il tuo aiuto, perché ogni nostro parlare ed agire abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Ogni passo della nostra vita, ogni azione, anche della Chiesa, deve essere fatta davanti a Dio, alla luce della sua parola. Nella catechesi del mercoledì scorso avevo sottolineato la preghiera unanime della prima comunità cristiana di fronte alla prova. E come proprio nella preghiera, nella meditazione sulla Sacra Scrittura, ha permesso di comprendere gli eventi che stavano accadendo. Quando la preghiera è alimentata dalla parola di Dio, possiamo vedere la realtà con occhi nuovi, con gli occhi della fede, e il Signore che parla alla mente e al cuore dona una nuova luce al cammino in ogni momento, in ogni situazione. Noi crediamo nella forza della parola di Dio e della preghiera. Anche la difficoltà che stava vivendo la Chiesa di fronte al problema del servizio ai poveri, alla questione della carità, viene superata nella preghiera alla luce di Dio, dello Spirito Santo. Gli apostoli non si limitano a ratificare la scelta di Stefano e degli altri uomini, ma dopo aver pregato imposero loro le mani. L'Evangelista ricorderà nuovamente questi gesti in occasione della elezione di Paolo e Barnaba, dove diciamo, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li concedarono. Conferma di nuovo che il servizio pratico della carità è un servizio spirituale, ambedue le realtà devono andare insieme. Con il cesto dell'imposizione delle mani, gli apostoli conferiscono un ministero particolare ai sette uomini perché sia data loro la grazia corrispondente. La sottolineatura della preghiera dopo aver pregato, hanno detto, è importante perché evidenzia proprio la dimensione spirituale del cesto. Non si tratta semplicemente di conferire un incarico come avviene in un'organizzazione sociale, ma è un evento ecclesiale in cui lo Spirito Santo si appropria di sette uomini scelti alla Chiesa, consacrandoli nella verità che è Gesù Cristo. È Lui il protagonista silenzioso, presente nell'imposizione delle mani, affinché gli eletti siano trasformati dalla sua potenza e santificati per affrontare le sfide pratiche, le sfide pastorali. E la sottolineatura della preghiera ci ricorda inoltre che solo dal rapporto intimo con Dio, coltivato ogni giorno, nasce la risposta alla scelta del Signore e viene affidato ogni ministero nella Chiesa. Cari fratelli e sorelle, il problema pastorale che ha indotto gli apostoli a scegliere e ad imporre le mani su sette uomini incaricati del servizio della carità per dedicarsi loro stessi alla preghiera e l'annuncio della parola, indica anche a noi il primato della preghiera e della parola di Dio, che tuttavia produce poi anche l'azione pastorale. Per i pastori questa è la prima e più preziosa forma di servizio verso il gregge loro affidato. Se i polmoni della preghiera e della parola di Dio non alimentano il respiro della nostra vita spirituale, rischiamo di soffocare in mezzo a mille cose di ogni giorno. La preghiera è il respiro dell'anima e della vita. E c'è un altro prezioso richiamo che vorrei sottolineare. Nel rapporto con Dio, nell'ascolto della sua parola, nel dialogo con Dio, anche quando ci troviamo nel silenzio di una chiesa o della nostra stanza, siamo uniti nel Signore a tanti fratelli e sorelle nella fede, come un insieme di strumenti che pur nella loro individualità elevano a Dio un'unica grande sinfonia di intercessione. Ti ringraziamo e di lode. Grazie.